Marco Dellungo, un bel successo per l'Italia in vista degli europei di Budapest, sconfitta la Georgia, insomma, bella emozione essere qui a casa, giocare davanti al proprio pubblico. Sì, è un'emozione fantastica perché rivivo tutte quelle emozioni che ho passato da ragazzo, con cui sono cresciuto, tutti i miei ex compagni, familiari, conoscenti, quindi è stata veramente un'emozione unica e soprattutto ritornare qua con una medaglia al collo come quella da campione del mondo è tutta un'altra cosa. Quindi una bella partita, adesso preparata in vista di questi europei, insomma una tappa di preparazione in vista delle Olimpiadi. Sì, è ancora molto lunga, ci sono ancora tante cose a cui dobbiamo lavorare. Sicuramente dovremo fare un'altra settimana molto più intensa, stiamo preparando già a Roma al centro di preparazione olimpica dell'acqua acetosa e successivamente ci sarà un common training con la Germania subito dopo Natale e poi ad anno nuovo faremo un torneo a Cuneo dove lì inizieranno a mettere a coso a fine tutte quante le cose. In tanti sono qui, l'abbiamo strappato ovviamente dal braccio dei tanti civichesi che hanno voluto sostenerti, insomma. Quindi è la carica giusta in vista della stagione che sta per andare con la seconda parte. Sì, è stata un'emozione bellissima perché vedere tanta gente che è appassionata di pallanuoto, soprattutto a Civitavecchia, significa che a Civitavecchia c'è un bellissimo movimento e un bellissimo amore verso questo sport. Quindi invito tutti i civitavecchiesi il più possibile a seguire la pallanuoto sia maschile che femminile. E a incitare le squadre civitavecchiesi. Chiude quindi un anno, il 2019, che è stato forse il più bello della tua vita? Sì, sicuramente sì, ma non deve essere né il primo né l'ultimo. Siamo con Natale Di Gennaro, appena terminata la telecronaca della partita del Sette Bello contro la Georgia, un Sette Bello che ci arriva nelle migliori condizioni in vista di questi europei. Sì, il Sette Bello arriva galvanizzato da questi risultati nel mini girone di World League, una vittoria in Grecia molto solida, molto di carattere, mentre qui oggi con la Georgia è stata una gara da passerella per il pubblico di Civitavecchia, per il divertimento degli spettatori, per il divertimento dei giocatori in acqua che hanno saputo trasferire quelle emozioni dal palco dove sono stati premiati per il mondiale vinto a Guangzhou al divertimento di mettere azioni da gol divertenti proprio per il pubblico. Un primo tempo forse un po' bloccato, ma poi la gara si è sciolta e hanno giocato come sanno fare. Questo è un Sette Bello che può andare a Tokyo con l'idea di vincere l'oro più che di vincere solamente una medaglia? È un Sette Bello che si propone per un piazzamento da podio. Poi sai, gli episodi, le situazioni durante un torneo così importante sono tali che si può far presto a salire sul gradino più alto come scivolare magari su quello più basso o addirittura fuori. Quindi però è un Sette Bello che parte per una medaglia. Di avversari ne avrà sulla propria strada perché Croazia, Ungheria, Serbia insomma sicuramente non partono per guardare il Sette Bello vincere, quindi ci sarà da combattere, ci sarà da lottare fino all'ultimo secondo. Dario, una delle cose che più ci piace, più ci la contraddistinguono della sua telecronaca con Francesco Postiglione, questa carica, questa passione che mettete proprio per il Sette Bello e per trasmettere la passione per la pallanuoto, anche con i soprannomi, con tante cose che cercano di descrivere in maniera particolare questo sport. I soprannomi per me fanno parte dello sport perché poi alla fine se pensiamo a Zico Pelé o ad altri grandi campioni del calcio, per dirne una, tutti siamo pronti a ricordarceli, quindi secondo me va bene anche nella pallanuoto perché caratterizzano un personaggio, caratterizzano un giocatore. La nostra passione è quella di chi, Francesco prima di tutto, desidererebbe ancora essere in acqua, vorrebbe essere lì a giocare visto che ha dovuto interrompere la carriera anzitempo per problemi fisici. Quella del sottoscritto è una carica di un antico giocatore che avrebbe voluto fare una carriera divertente di pallanuotista, invece si è fermato a 20 anni per studiare e per fare altro nella vita e quindi ha ritrovato questo sport da giornalista e mette con la propria voce quella carica che avrebbe se potesse entrare in acqua. Chiudo con una domanda secca sul talento di casa. In questo momento forse Dellungo è il portiere più forte del mondo? Sì, o quantomeno ha tutte le carte per esserlo, perché ha una concentrazione spaventosa, ha saputo resistere anni e anni alle spalle di Stefano Tempesti, quindi del migliore in assoluto, e ha saputo costruirsi piano piano la propria strada
e oggi sicuramente il portiere più affidabile nel panorama internazionale. Sono diversi i portieri forti, ma lui sicuramente ha una carica in più.